fossero i telegiornali che raccontano le cose, non saremmo a questo punto, ma se i giornali raccontassero queste cose, vorrebbe dire che saremmo in un paese normale e quindi queste cose non succederebbero, quindi è il cane che si morde la coda. Cioè, siamo in un regime proprio perché i telegiornali danno soltanto la voce del potere anziché dare la cronaca. Io l'altra sera ho visto un TG1 che descriveva il caso all'Italia con due ospiti, erano una comandante e un'altra graduata del personale dell'aria. Sappiamo che il personale dell'aria è in stragrande maggioranza contrario all'offerta del governo e della CAI. Curiosamente, le due rappresentanti invitate dal TG1 erano invece favorevoli al governo e alla CAI e contro il loro sindacato che rappresenta la gran parte della loro categoria. Allora, a me è sempre stato detto che in televisione ci vuole il contraddittorio, almeno metterne uno e uno, visto che la posizione maggioritaria è contro. Farne parlare uno a favore e uno contro, ma due a favore del governo e nessuno contro, beh, questo mi sembra abbastanza significativo di che cosa siamo e quindi di come la gente poi non riesce a capire qual è il problema dell'Alitalia, che non è stata affossata dai dipendenti, è stata affossata dai politici. La cartina del tornasole è la mancanza dell'elezione del presidente della vigilanza della RAI. Ma guarda, quello è un ente inutile, andrebbe abolito. Il problema è che la mancata elezione di Orlando alla presidenza della vigilanza è un modo del centrodestra di ricattare il centrosinistra per indurre il centrosinistra ad accettare un presidente della RAI che spetterebbe all'opposizione, ma che vogliono scegliere quelli del centrodestra. Finché il centro-sinistra si impegola in queste cose invece di ritirarsi e di lasciare a questi signori di suonarsele e cantarsele da soli, darà la dimostrazione che poi si può litigare, ci si può contrapporre, ma poi quando si tratta di spartirsi la RAI ci si mette d'accordo, quindi meglio sarebbe se si ritirassero tutti quanti da queste cariche e lasciassero a Berlusconi di fare quello che poi comunque farà in ogni caso, occupare la televisione. Se si ritirassero almeno la gente capirebbe che la televisione è occupata da uno solo, se invece la occupano insieme poi è difficile prendersela con i cittadini che dicono siete tutti uguali. Troio, scusa, una domanda da Luciano Granier. No, per Micromega c'era anche la replica di Giulio Cremaschi, quindi credo che vada comunque sottolineato il fatto che comunque nella rete c'è in qualche modo la possibilità di contrastare quello che è la TV di regime e di potere, perché proprio parlando su Micromega, quell'intervento che è stato fatto vedere su TG1, poi c'era la replica di Cremaschi, quindi secondo lei la rete potrebbe essere no. Il TG1 con le due vallette l'hanno visto in 8 milioni, il sito di Micromega forse lo vedono 20.000 persone, la sproporzione è tutta lì. Ok, grazie. Marco, raccomando il video. Grazie.